Ieri ho letto un libro di Giuseppe Vacca, Vita e pensieri di Antonio Gramsci, edito da Einaudi. E mentre lo leggevo mi veniva in mente quanto i marxisti hanno capito poco di Marx. Giuseppe Vacca è un marxista, è un filosofo, è uno storico, è il presidente della Fondazione Istituto Gramsci e ha scritto un ennesimo libro su Antonio Gramsci in carcere. E cosa fa Beppe Vacca, Giuseppe Vacca, detto Beppe, lo chiamo Beppe perché siamo stati amici e poi ci siamo persi. Lui cerca di capire, di spiegare, di dimostrare ciò che lui pensa di Gramsci, spiegando il presente di Gramsci, gli anni 1926-1937, gli anni dei quaderni del carcere, con il passato, con ciò che Gramsci era prima. E questo cosa c'entra con il Marx e il marxismo? C'entra perché Marx ha detto che è attraverso l'uomo che si capisce la scimmia. È attraverso il presente che si capisce il passato. E invece Beppe Vacca cerca di capire il presente partendo dal passato. E lo storicismo. Lo storicismo è una concezione della storia e della vita che trova la spiegazione del presente nell'analisi del passato. Questo che accade oggi si comprende, si capisce, si spiega rivolgendo lo sguardo al passato. Le foglie si capiscono attraverso le radici, ma non è vero. Non è vero perché così non si spiegherebbe mai la novità, il futuro. Da dove nascono le novità? Come mai gli uomini non si ripetono e innovano? Del resto questo problema è un problema difficile. È difficilissimo per i marxisti in particolare, perché Marx è un autore complesso che ha dato indicazioni importanti di ricerca, di conoscenza, ma anche è stata la fonte di pregiudizi. Per esempio, tutta questa idea di come nasce il movimento storico. Come nasce il movimento storico? Marx dice nasce, c'è la struttura, c'è la base economica della società. E questa base, questa struttura si proietta, si riflette nella sovrastruttura. E la sovrastruttura muove la storia. Ma come avviene questo passaggio mistico fra la struttura e la sovrastruttura? Non si capisce. Tutti questi pensieri mi venivano ieri in mente, anche altri leggendo questo libro, su Gramsci.
e mi dicevo: Gramsci in carcere cambia, si trasforma. È stato fino al 26 un marxista, un comunista, ha fondato il Partito Comunista d'Italia, l'ha guidato e poi è catturato dai fascisti, messo in carcere e ripensa tutto e rimette tutto in discussione. È sconfitto, sono sconfitti i comunisti, sono sconfitti i marxisti e lui rimette tutto in discussione. Si domanda: ma perché siamo stati sconfitti? E trova le ragioni della sconfitta nella debolezza intellettuale e morale del comunismo e del marxismo. E in carcere, scrivendo i quaderni, ridefinisce. Comincia a costruire una scienza nuova, scienza della storia e della politica. Quindi il Gramsci in carcere è un Gramsci nuovo, che nasce da una profonda autocritica e da una profonda critica della cultura esistente. C'è una novità, c'è una nuova nascita. E invece Beppe Vacca, che ha fatto per 30 anni il direttore prima e il presidente poi della Fondazione Istituto Gramsci, invece di cercare di capire questo Gramsci, nuovo, autocritico, inventivo, fondatore di una scienza nuova, lo riconnette ossessivamente al passato, spiega i quaderni con ciò che veniva prima e non riesce a cogliere mai fino in fondo la novità, la grandezza di Gramsci. Bacca è intelligente, ha studiato, spesso si avvicina alla realtà dei testi, alla verità della nuova scienza di Gramsci e viene trascinato continuamente verso il passato. Usiamo ancora una frase di Marx: il morto, il passato, afferra il vivo, il presente.